Eccola, crudele e implacabile, proprio come allora. Siete stato imprigionato qui? Oh no, non ci sono mai entrato. A dire il vero, non sono mai andato oltre questo punto. Era da qui che facevo volare il mio aquilone sopra le mura della prigione. Aveva dei colori unici, sai? Lo avevo cucito insieme a mio padre quando ero un ragazzo. E così venivo qui tutti i giorni, sperando che un soffio di vento lo innalzasse e che lui, vedendolo, potesse sapere che ero qui. Chissà se lo ha mai visto. Avete sofferto come me, e me ne dispiace molto. A me no. Il dolore ci indica la via. Ci rammenta ciò che siamo e ciò che saremo. Parlando di vie, ne vedo una sola e non è percorribile. No. Dobbiamo trovare un modo per farti entrare di soppiatto. Questa ci aiuta. Ma dove l'hai presa? Beshi mi ha detto che queste monete hanno un grande valore tra la gente comune. È così. Potresti corrompere le guardie e indurle a non badare a te, oppure potresti assoldare dei mercanti. Vedremo quale idea mi ispira di più. Ora è tempo che io ritorni allo studio. Che Allah ti protegga. Che cosa vedi, amico mio? Signori, voi siete scaltri uomini d'affari. Potrei farvi una proposta. A patto che sia vantaggiosa, amico mio. Di che si tratta? Devo entrare nella prigione, in segreto. Ho pensato che potreste farmi passare per un vostro aiutante. Si può fare. E in cambio? Questo conio. Lo riconoscete? Bene, bene. Una proposta più che vantaggiosa. Resta vicino a me e fa come ti dico. Fate largo, fate largo! Guardie, vi fareste cortesemente da parte? Sì, sì. Vi prego, fate largo, permesso, attenzione! Ieri erano in ritardo di un'ora, no? Se non fossero sempre in ritardo, non mi lamenterei. Non vi disturberò oltre. Molte grazie, Sadiki. Entriamo nella tana del lupo.
vantarmi, ma ho mozzato le orecchie a 7 di loro. Prima ho abbattuto i loro cavalli e poi li ho falciati come erbacce, uno per uno. Ali è stato portato nei sotterranei, forse per essere torturato. Devo sbrigarmi. Sono solo di passaggio. Cosa? Di questo! Patetico! Sei lì! Brutto sacco di sterco! Il piacere è tutto nostro! Ancora! Dove dovresti andare? Stai indietro! Che strano! Ehi, cosa? Io riesco a fiutare i guai da lontano. Ma chi? Almeno credo. Spero di non mettermi a russare.
cosa c'è adesso? Ehi, che succede? In guardia! E addio alla abbiamo mia compagnia! Ma chi... chi è? Muori! Chi ha fatto questo? Il carceriere. Dov'è ora? Con un altro. Sotto di noi. La morte per lui giungerà presto. Potrebbe trattarsi di Ali. Prego che non sia tardi. Così vuole il fatto. C'è tanfo di sudore e disperazione. Scopriamolo insieme, che ne dici? Ti ucciderò lentamente. L'unica cosa che mi uccide è il tuo fetore. E
Tu saresti? Basim, amico di Nur. Ma ora è meglio risparmiarsi i dettagli. Dobbiamo tirarti fuori di qui. Rallenta il passo, ragazzo. Non possiamo ancora andarcene. Devo entrare negli alloggi delle guardie. E perché? Tu stai cercando Al-Hul, non è vero? Le guardie sono al suo servizio. Scortano vari gruppi di prigionieri e li portano a scavare con il favore della notte. Se troviamo i loro ordini, forse scopriremo dov'è diretto Al-Hul. Ti sei convinto adesso? Non allontanarti, fa piano. E poi non... Oh, andiamo, Basim. So come difendermi. Davvero? Con cosa? Cerchiamo solo di non colpirci a vicenda. Dimmi, Basim, voglio saperlo. Come hai fatto ad arrivare fin qui? Facile. Pancia in dentro e mi sono infilato nelle crepe. Devo farti i complimenti. So che alla tua gente piace muoversi nell'ombra, ma anche il ladro più scaltro si terrebbe lontano da questo posto. Ali, un giorno ti racconterò del mio passato. A quel punto capirai. Fai incuriosire. La stanza delle guardie è oltre la porta. Sono qui dentro! Non abbiamo molto tempo. Abbattetela! Ali! Ho capito! Lì, dove c'è l'armatura! Presto! Ce l'ho! Dallo a Roshan, la mia maestra! E con i tuoi ribelli alla roccaforte del mulino, io rallenterò le guardie! Finché lo saranno, non potrò raggiungere Ali. È un rischio troppo grande. Ma i meriti vanno riconosciuti, poiché quest'uomo mi ha soccorso nell'ora più buia. E a quanto ho appreso, non ha assistito solo me. Spenderò molte parole per te nella cronaca delle nostre imprese. Ma prima dobbiamo scriverne la fine. Vieni. Vedo che vi siete incontrati. Da poco. Ma la notte è giovane e abbiamo molto di cui discutere. Voglio sapere cosa potete offrirmi. Abbiamo risorse limitate, ma sappi che ascolterò le tue richieste, Ali. Più tardi. Ora dici cosa sai di Al-Hul, così Basim potrà fare ciò per cui è venuto. Sì, sì, sì. Prima le vostre questioni, ma solo per questa volta. Al-Hul invia ordini alle guardie della prigione, a cui indica dove scavare intorno a Baghdad.
ma non usa solo prigionieri. Qui c'è una nota promissoria per i braccianti. Pare che Al-Hul stia comprando anche manodopera straniera. Che mai potrebbe condurre affari del genere a Baghdad senza destare sospetti? C'è solo un uomo, Masoud Al-Yaqub. Si occupa dei saponifici di Baghdad. Promette un salario ai migranti stranieri, persiani soprattutto. E così obbliga quella gente a lavorare ai suoi scavi, illudendola con la prospettiva di una paga dignitosa. Pesci! Ha raggiunto uno degli scavi di Al-Hul. Si è finto prigioniero. Che è successo? La ricerca è stata inutile. Ma le guardie hanno cercato lo stesso di chiuderci la bocca. Ne ho stesa una e sono fuggito. Dubito che gli altri ce l'abbiano fatta. Uno stupido azzardo che non ha portato a niente. Non proprio. Al-Hul sarà il caravanserraglio. Ne stavano parlando le guardie. Ma certo, dove i mercanti si fermano per riposarsi. Se Masoud sta comprando manodopera straniera, è probabile che lo faccia al caravanserraglio. Che aspetto ha? È grande e grosso. Ama ghindarsi con gioielli e sete d'Oriente. Non sarà difficile individuarlo. È tempo, Basim. Qual è il tuo piano? Questo sarà Basim a deciderlo. Basim? Da solo? No, radunerò i miei uomini. E darai uno spettacolo indegno. Presto potrai mostrare il tuo valore, ma questo è il giorno di Basim. Consideralo parte del nostro accordo. Basim? Sono pronto. Vieni con me, allora. Vieni, Basim. Possiamo arrivare a un membro dell'ordine, Basim. E come gli altri membri passati e futuri, Al-Hul merita di morire. Parliamo di un predatore che plagia i disperati e gli emarginati. E tali atrocità continueranno, poiché Al-Hul è solo l'ingranaggio di una grande ruota che gira con violenza. Finché lo farà, noi occulti ci impegneremo a fondo per fermarla per sempre. Oggi offrirai la tua mano e la tua lama a questa stessa missione. E sebbene Al-Hul sia il tuo primo bersaglio, non sarà l'ultimo. Credo fermamente in ciò e in te. Reggendo alla mia freddezza e alle mie dure lezioni, sappi che mi hai colpito, Basim. La presenza dell'ordine a Baghdad e altrove poggerà su sabbie mobili finché tu resterai la punta della nostra lancia. E voi sappiate che intendo rimanere tale, guidato dalla vostra mano, maestra. Alveare che brulica. Vieni, volgi lo sguardo a... Mercanti, bestiame, carovane da ogni dove. Il disordine dei mercati di Anbar non era nulla. Dove regna il disordine, regna il caos, e il caos offre opportunità. Ti si presenteranno molte strade. Sii reattivo, ma paziente. E fidati dell'istinto. Quello è Masoud, al balcone.
proprio come diceva Ali. Lo vedo. Ora va. Intingila nel sangue del bersaglio. Ti raggiungerò a cose fatte. Pensavi di celare la tua crudeltà, Al'Ghul. Perché hai scelto gli indifesi e pensavi che le loro grida di aiuto restassero inascoltate. Hanno scavato per te, sono morti per te, e tu li hai gettati via come fossero rifiuti. Solo per cercare un manufatto nel deserto. Persino ora stai trattando schiavi, al sicuro nel caravanserraglio. Tu cerchi vittime da incatenare e affamare. Ma ora affronterai un uomo libero. Entra in scena, Basil. Mostrami la via da seguire. Cosa rimanda la tua partenza, amico mio? Un uomo di nome Masaud vuole ispezionare la mia merce. E così, eccomi qui. Ma chi si crede di essere? Che cosa stai trasportando? Lo chiedo solo perché potrei aiutarti. Dici davvero? Sarei molto felice di vedere quell'uomo su tutte le furie. Porto una cassa di seta e spezie. Prepara il cammello. Vedrò che posso fare. Potrei convincere quel mercante a partire all'improvviso per stanare Al'Ghul. In questo passo resteremo qui tutta la notte. Non ti vogliamo. Ehi! Sei qui da qualche parte. Aguzza la vista, Enkidu. Cassa di seta e spezie. Non credo ce ne siano molti altri qui. Gente, deve trattarsi della cassa di quel mercante. Si presenta un'opportunità inaspettata.
Potrei sfruttarla a mio vantaggio. Voi non mi avete visto. Io me ne vado. Non voglio sapere come andrà a finire. Non fate scenate. Quei due stanno discutendo a gran voce. Ma serve più rumore. Cosa potrei fare per aizzarli? Ehi, e ora dov'è? Posso aspettare? Ecco dove sei. Bene così! Sono la tua condanna! Pazienza, disciplina. Devi stare cercando spazio. Ehi! È questa la cassa? Ah, è proprio questa. L'hai avuta dalle guardie? In un certo senso. Molto bene, molto bene. Devo sdebitarmi. Tu sembri un uomo che sa apprezzare i sapori. Gradisci delle spezie? Non oggi, no. Ma vorrei che tu annunciassi la tua partenza a gran voce. Fatti notare da Masaud. Siamo in sintonia, io e te. Ti ringrazio molto, Sadiki. Vattene! Hai mai provato la rissa del fratello di Ahmad? Abita vicino al Dair Shamal. Non fate caso a me. Al-Ghul verrà il commiato dei miei clienti è sempre. Metti fuori il naso. Colto sorridente. Eccolo. E borsello ancora pieno. La mia merce è selezionata a mano dai miei esperti. Sfido chiunque a trovarne di più raffinato. Ehi, le pagherai tu. Yeah.
anche qui. È la tua. Allah ti maledica. Volgi il tuo odio a te stesso, Masahud. È stata la tua malvagità a condurti qui. Malvagità? Verso chi? Gli insipienti, i deboli, schiavi del proprio fato. Dominarli è nella nostra natura divina, ed essi sono tenuti a un contributo. Un contributo? A cosa? Al futuro, la cui conoscenza giace sepolta sotto queste sabbie. Alcune cose devono restare immutate. No. Questi sono doni. Ci sono stati destinati. Ci parlano. Come tu ben sai. Io? Oh sì. Sarai anche un occulto, ma non solo. Nihal. Basim. Libera la mente. La ricerca incessante di Al-Hul a spese di vite umane è giunta al termine. È un giorno vittorioso per coloro che sono scampati alla sua crudeltà e per gli occulti. Le trame dell'ordine a Baghdad sono ancora un mistero, ma almeno ora siamo certi che Al-Hul non reciterà più alcun ruolo. Un motivo di credere che fosse alla ricerca di oggetti simili a quello che rubai al Palazzo d'Inverno. Perché l'Ordine sta cercando queste reliquie del passato? E perché le protegge con tanta dedizione? Stai iniziando a farti le domande giuste, Basim. Insieme troveremo le risposte. Ormai non ho altro che domande. Che intendi dire? Niente. Dimenticate le mie parole. Come posso farti da guida se non parli con chiarezza? Io sono tormentato da incubi. In questi incubi, un djinn mi perseguita finché non mi risveglio sudato e in preda al terrore. A Dalamut avevo quasi smesso di pensarci. Ma quando ho ucciso Al-Hul, l'ho percepito di nuovo. E me ne chiedo il perché. Perché qui? Perché ora? Perché io?
Mille domande, senza risposta. Avrei voluto dirvelo, ma... Temevi che potessi considerarti un debole. Siamo deboli solo se ci rassegniamo a esserlo. Per vincere una debolezza, devi fare il necessario per lenire il dolore che ne è causa. Mi concedereste una breve pausa? Vorrei cercare una vecchia amica. Nihal? Mi ricordo. Lei è importante per te, vero? Sì. Ma l'ultima volta credo di averla convinta del contrario. E ciò ti addolora? Allora affrettati a lenire questa ferita. Mi troverai allo studio di Harbiya quando sarai pronto.